Brescia si fa da apripista per il corso di istruzione sulle tecniche di manutenzione e riparazione e collaudo degli apparecchi dispositivi diagnostici per la manutenzione dei dispositivi biomedici. Ad iniziare questo corso di formazione post-diploma per un totale di 1000 ore al centro di formazione dell'Istituto Don Bosco, di cui 400 in stage aziendale, all'incirca una ventina di studenti arrivati un po' da tutta Italia. Il concetto di fondo è legato dalla necessità delle aziende di poter trovare tecnici preparati. Le aziende del settore della riparazione dei dispositivi medici impiegano dai 3 ai 5 anni di formazione interna per rendere autonomo un tecnico. L'idea di questo progetto è ridurre questi tempi cercando di formare persone con delle competenze da spendere. Un corso che è iniziato all'incirca 2 mesi fa. Sì, un corso che è stato avviato a metà gennaio e terminerà entro fine settembre del 2017. Percorso strutturato da 600 ore di attività didattica teorico-pratica e 400 ore di alternanza con esperienza fatta all'interno delle aziende. Aziende protagoniste, quindi per un corsista immagino sia positivo vedere l'esperienza già in essere delle aziende e magari, perché no, un futuro lavoro. Assolutamente sì, proprio lo scopo è quello di interagire assieme a realtà formative e di aziende in modo da stendere un progetto di un percorso ad hoc per il ragazzo con un unico obiettivo, la spendibilità all'interno del mercato del lavoro. Far partecipare le aziende in fase di stesura progetto in erogazione di attività didattica facilitalizza l'accordo tra domanda e offerta. Come mai hai scelto di frequentare questo tipo di corso? Beh, ho scelto di frequentare questo corso perché è patrocinato da aziende italiane non che spiccano nel settore biomedicale e quindi ci possono dare grandissime possibilità. Inoltre perché abbiamo dei docenti che sono ingegneri biomedici, specialisti di prodotto e anche comunque dirigenti di aziende che appunto svolgono la funzione di docenti in questo corso e ci permettono di addentrarci meglio in questo campo qua. Dal tuo accento capisco che non sei bresciano, sei venuto a Brescia per questo corso? Esattamente, allora io sono nato a Cagliari, adesso mi sono trasferito qua a Brescia per affrontare questo corso qua, dato che non ci sono altri corsi in Italia che ci specializzano per questo tipo di settore. Un corso che permette ai futuri professionisti della biomedica di toccare con mano ciò che accade nell'ambito lavorativo, grazie al coinvolgimento di molte aziende del settore che stanno cercando nuovi giovani che possano entrare a far parte di questo mondo. Come mai avete scelto di partecipare a questo progetto? BD è una medical technology company ed è impegnata a livello mondiale nella promozione e nello sviluppo della salute. E supportare un'iniziativa di questo genere che riguarda la formazione delle giovani leve è per noi senza dubbio un motivo di orgoglio e soprattutto anche crediamo in questo progetto perché una formazione puntuale dei nuovi professionisti aiuterà sicuramente anche una miglior progressione dell'attività del settore, quindi della salute complessiva. Quanti giovani hanno secondo lei la possibilità, insomma, di sognare di poter fare questo tipo di lavoro visto un po' la crisi, no, dell'occupazione che riguarda soprattutto i giovani? Ecco, allora diciamo che nell'ambito della sanità è vero, c'è una crisi molto importante, in particolare una crisi di prezzi, ma è forse ancora uno dei pochi settori dove i giovani forse possono ancora trovare dell'occupazione, in quanto è presente molta innovazione, è presente veramente un ampio spazio di possibile miglioramento della propria professionalità e anche del bene al paziente, in quanto le cure comunque sono indispensabili e pertanto ci sarà sempre bisogno, e anzi un maggior bisogno di persone che siano in grado di, da un punto di vista tecnico e anche commerciale, di poter portare novità per il bene del paziente. La vostra azienda ha fornito materialmente l'aspetto tecnico, diciamo così, che stanno utilizzando? Le apparecchiature di misura per fare i controlli sulle apparecchiature elettromedicali, cioè le apparecchiature elettromedicali sono state fornite da aziende produttrici di apparecchi elettromedicali. Noi abbiamo fornito gli strumenti che servono per fare i controlli, perché una delle attività fondamentali per la sicurezza delle apparecchiature è fare delle misure, fare delle valutazioni, fare delle simulazioni in modo tale da vedere se le apparecchiature funzionano bene. Questo è un po' uno degli scopi fondamentali dell'attività del
tecnico biomedico, dell'ingegnere clinico che vediamo di formare da questa scuola. Assessore, Brescia si fa da apripista per questo corso di formazione tecnica biomedica. Sì, devo dire che Brescia davvero si distingue sempre perché è capace di trovare strade nuove, percorsi nuovi in tutti gli ambiti, in tutti i settori, e nella scuola adesso ci sono tante belle novità come questo corso importante con il quale si vuole avviare al lavoro una ventina di giovani che avranno una qualifica in più e potenzialità quindi in più per poter affrontare il mondo del lavoro in questo ambito biomedicale. Un corso formativo che dà speranza ai ragazzi fatto proprio all'interno della scuola Don Bosco. Beh sì, direi che questo corso corrisponde pienamente alla nostra vocazione. Esistiamo proprio per offrire la possibilità ai giovani di intraprendere un cammino lavorativo dove l'aspetto formativo viene messo al centro, dove semplicemente la qualifica professionale diventa l'aspetto così preponderante rispetto al percorso formativo, però all'interno di un percorso educativo che mette al centro la persona.